Allora, come ho già detto diverse volte, non è questione di gusto o non gusto, semplicemente sono piantine acquatiche, quindi letteralmente esserini vegetali, diciamo, di cui prendersi cura. Io questi li consiglierei anche ai bambini, ad esempio, visto che spesso vogliono i pesciolini rossi e i pesciolini rossi fanno la brutta fine di finire nelle bocce rotonde, cosa che non va bene, solamente per compiacere dei bambini. Ora non sono esperta di pesci rossi, ma non ci vuole un genio per sapere che serve un litraggio specifico per i pesci. Mentre Marimo, se i vostri bimbi hanno voglia di prendersi cura di qualcosa che non sia chissà che cosa, sono perfetti. Non hanno bisogno di grandi cure, non hanno bisogno di particolari attenzioni, semplicemente serve un barattolo e dell'acqua. Quindi voglio dire, meglio di così si muore. E a tutti gli effetti, per prendersene cura, basta cambiargli l'acqua e strizzarli leggermente ogni tanto. Quindi questi io li consiglio tantissimo per tutti quei bimbi che vogliono occuparsi di qualcuno o qualcosa, ma senza avere troppo impegno. Secondo me è anche un modo per abituarli, appunto, a fargli capire che cosa significa prendersi cura di qualcuno o qualcosa. Comunque, per risponderti in breve, che gusto danno? Il gusto che mi può dare avere una piantina in casa. Tutto qua.